Buona giornata cari amici, eccoci qui con la seconda edizione della rassegna stampa di oggi, 20 gennaio 2018. Vi ricordo che la rassegna stampa è ed edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Donald Trump, il bilancio di un anno di presidenza, tempesta politica continua, retorica esplosiva, temi cruciali in bilico. Il 20 gennaio 2017 il nuovo presidente giurò a Washington parlando di carneficina americana e ha mantenuto la promessa, mettendo al centro la propria personalità e i propri interessi, ha travolto le consuetudini politiche, facendo esplodere tensioni etniche e sociali nel paese. E a livello internazionale, dall'ambiente al nucleare, ha creato divisioni e tensioni che sembravano superate. Milano, aggredito sull'autobus da un gruppo di adolescenti, l'uomo reagisce e ne accoltella uno al fianco. Il ragazzo ferito è stato trasportato all'ospedale Fate Bene Fratelli, dove si trova in condizioni non gravi, ma in prognosi riservate. Il 57enne che lo ha colpito è stato denunciato dai carabinieri per lesione. Parità di genere sul lavoro. ONU dice che le donne guadagnano il 23% in meno degli uomini. È il più grande furto della storia. Anuradha Seth, consigliera economica del programma di sviluppo delle Nazioni Unite, lancia l'allarme. Dice che non esiste un solo paese né un solo settore in cui le donne abbiano gli stessi stipendi degli uomini. La forbice della disuguaglianza salariale era già stata resa nota da Oxfam e l'Italia è al quart'ultimo posto tra i 35 paesi sviluppati per percentuale di donne occupate. Leggi razziali. Vittorio Emanuele III condannato 80 anni dopo. L'Italia fa i conti con il passato, ma è solo uno spettacolo. Uno show che ha coinvolto magistrati, storici, giudici, testimoni ed economisti nel ruolo di se stessi, alla ricerca di responsabilità per un esame collettivo di coscienza necessario ed emozionante. Ma in Processo al Re, diretto da Angelo Bucarelli, che è andato in scena giovedì sera a Roma, l'unico imputato, il re, era in contumace, mentre fuori dal teatro un'altra parte del paese condivide ancora le idee da lui siglate con quella firma. Le leggi razziali nacquero da una serie di circostanze di cui erano responsabili gli italiani stessi, lo ricorda al Fatto.it la coautrice Viviana Casama. Elezioni politiche 2018, la carica dei simboli, da MTNPP a Free Flags, quel che vedremo, ma anche no, sulle schede. In un giorno depositati al Viminale 55 contrassegni, da Viva la Fisica a Echi di Prima Repubblica, Pli di Cipri, insomma, strampalati, improbabili, comici, dal movimento delle mamme ai nazisti veri, ma non avranno le firme questi qua, meno male. Manca un po' di rosso, anzi di rossore, un pelino di senso del pudore avrebbe fatto partire il conto alla rovescia ufficiale verso le elezioni politiche con una dose di fiducia nel futuro. Invece no, mentre il panorama politico ha già i suoi problemi con i partiti maggiori, c'è chi ha fatto di tutto per metterci il carico. Nemmeno la pioggia è riuscita a fermare l'orda verso il Ministero dell'Interno, una coda di delegati di partiti mai sentiti, improbabili, fumettistici, familiari, forse rionali, personali proprio nel senso di una persona, comici al limite dell'affronto, perché poi va bene che la politica fa schifo, ma le elezioni sarebbero una cosa seria. O no, cari amici, cosa ne pensate? Bene, con questo è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Vi auguriamo un buon proseguimento con i programmi.